uno dei 5 capoluoghi di provincia del Lazio, Frosinone, situata nella parte sud della regione, è il principale centro della ciociaria, famosa in tutto il mondo per i suoi straordinari siti naturalistici e storici e per l'ottimo cibo, oltre che, si dice, per la bellezza delle sue donne. Bellezza magistralmente rappresentata e incarnata da Sofia Loren nel famoso film La Ciociara. Fondata in territorio ernico dai Volsci nel VI secolo a.C. con il nome di Fruscino o Frusna, come avamposto strategico di fronte all'inespugnabile roccaforte di Aletrium, l'odierna Alatri. Venne poi assoggettata dai Romani nel 386 a.C. durante la loro avanzata contro i Volsci nella Valle del Sacco. Fu trasformata quindi in un municipium sotto il presidio romano. La presa del centro urbano di Frosinone, che allora come oggi è situato al centro della Valle del Sacco, determinava un'importante vittoria strategica per i Romani, che con questa città potevano controllare agevolmente tutti i transiti e i traffici commerciali tra il nord e il sud della penisola. Durante la sua storia millenaria, Frosinone subì alterne vicende, anche se sostanzialmente faceva capo a Roma e principalmente al territorio appartenente allo Stato della Chiesa. Rovinosi terremoti, ma soprattutto durissimi bombardamenti che flagellarono la zona durante la Seconda Guerra Mondiale, ne hanno in gran parte distrutto i monumenti principali, tanto che oggi il sito si presenta in gran parte edificato in epoca post-bellica, con solo una piccola parte del centro storico che reca ancora intatta qualche vestigio del passato. Il nostro giro per Frosinone parte dal basso, ovvero dall'odierno palazzetto dello sport. Qui lasciamo la nostra auto per arrampicarci su fino al borgo antico. Ed è una bella salita, tanto che i residenti preferiscono utilizzare il moderno ascensore che conduce fino al centro. Ma la scarpinata ci permette di addentrarci con calma nella realtà di questo luogo. Il primo monumento importante che incontriamo è la chiesa della Santissima Annunziata, sorta su un precedente convento dei Francescani. Purtroppo l'edificio è stato distrutto sia dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale che dal terremoto del 1982. La sua struttura attuale risale all'anno 2000 e oggi si presenta come un'imponente chiesa che sovrasta la piccola piazzetta su cui si affaccia. Ma è il punto di partenza per accedere al borgo antico vero e proprio. Ci addentriamo dunque fra le strette viuzze di quello che non molto tempo fa doveva essere il cuore commerciale della città. Purtroppo molti negozi oggi risultano abbandonati e ciò ci stupisce perché Frosinone è stata una città che ha goduto di un grandissimo boom economico a seguito della ricostruzione avvenuta dopo la Seconda Guerra Mondiale. Il secondo edificio religioso della città, ma il primo per importanza, è la Cattedrale di Santa Maria dell'Assunta, che si erge con la sua facciata di marmo bianco sul punto più alto del borgo antico. Anche la cattedrale è stata ricostruita dopo i bombardamenti, mentre il campanile romanico è miracolosamente rimasto integro e si staglia verso il cielo con i suoi 68 metri di altezza. Particolarmente suggestivo la notte grazie all'illuminazione scenografica. Il principale edificio civile è invece il Palazzo della Prefettura, già Palazzo del Governo. Il monumentale edificio fu costruito per volere di Papa Gregorio XVI come sede apostolica.
Successivamente, circa nel 1835, fu trasformato e l'inaugurazione del nuovo grande stabile avvenne nel 1841. Anche questo, distrutto a più riprese dal terremoto, conserva oggi l'impianto originario di 4 piani, oltre una grande loggia. Di fronte al palazzo sorge il monumento a Nicola Ricciotti e ai martiri ciociari, opera del 1910 dello scultore Ernesto Biondi. La visita a Frosinone, come tutta la ciociaria, non può prescindere ovviamente da un bel pranzetto in trattoria per gustare le specialità tipiche, dall'insalata di fave e lenticchie ai fini fini al pomodoro, passando per un sostanzioso abbacchero scottadito e chiudendo le danze con un'ottima crostata di visciole. Entusiasti della visita, ci aggiungiamo a scendere verso il basso per tornare a casa.